Omicidio durante una lite a Ostunia, a perdere la vita Giuseppe Maldarella, commerciante di 45 anni. La tragedia si è consumata al culmine di un violento alterco con il presunto assassino, un ragazzo di 20 anni, fidanzato della figlia della vittima. Il ventenne è stato arrestato dagli agenti del commissariato della Città Bianca. Maxi inchiesta al comune di Brindisi, indagati 33 tra assessori, consiglieri, funzionari, dirigenti e consulenti. Nel mirino della magistratura il periodo che va dal 2015 al 2017. Le accuse vanno dalla corruzione all'abuso di ufficio. Firmato il contratto di concessione tra Regione Puglia e Comune di Brindisi per l'ex collegio Tommaseo, il sindaco Riccardo Rossi spiega come sarà valorizzato l'intero complesso. Sit-in di protesta organizzato da Forza Italia nella stazione centrale di Brindisi. Obiettivo della manifestazione: evitare la chiusura dell'ufficio movimentazione e il controllo a distanza da Bari. Consegna dei premi per giovani pianisti emergenti alla presenza dell'attore Riccardo Scamarcio nell'ambito della manifestazione Piano Ostuni 2019, che si concluderà questa sera con il concerto di Rafael Gualazzi. Il Brindisi a caccia di altri colpi, i biancazzurri stanno cercando un grande nome per l'attacco. Benvenuti a questa edizione di 100 Notizie Brindisi. In apertura apriamo con la cronaca: omicidio durante una lite a Ostunia, a perdere la vita Giuseppe Maldarella, commerciante di 45 anni. La tragedia si è consumata al culmine di un violento alterco con il presunto assassino, un ragazzo di 20 anni, fidanzato della figlia della vittima. Il ventenne è stato arrestato dagli agenti del commissariato della Città Bianca. Omicidio avvenuto nel corso di una lite a Ostuni. Ferito a morte Giuseppe Maldarella, commerciante di 45 anni. La tragedia si è consumata nella tarda serata, a poche decine di metri dalla centralissima Viale Pola, all'interno di un'abitazione in via Massimo D'Azeglio. Qui ci sarebbe stato un alterco, poi degenerato in aggressione fisica tra il 45enne e altre persone. Sul posto è giunto il personale del 118. Vano però è risultato ogni tentativo di strapparlo alla morte. Alla base del litigio ci sarebbe una relazione sentimentale tra la figlia minore di Maldarella e un giovane ostunese. La ricostruzione dell'episodio, compiuta dall'investigatore del commissariato della Città Bianca, ha portato nel corso della notte all'arresto del fidanzato ventenne. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della squadra mobile del commissariato ostunese per ricostruire in ogni dettaglio la dinamica della tragedia. Maxi inchiesta al comune di Brindisi, indagati 33 tra assessori, consiglieri, funzionari, dirigenti e consulenti. Nel mirino della magistratura il periodo che va dal 2015 al 2017, le accuse da corruzione all'abuso di ufficio. Maxi inchiesta al comune di Brindisi. Nei giorni scorsi il pubblico ministero, il dottor Antonio Negro, ha chiesto la proroga del termine di scadenza per ulteriori 6 mesi per le indagini a carico di 33 persone indagate che dal 2015 al 2017 hanno ricoperto ruoli di primo piano nel comune di Brindisi: dirigenti, assessori, consulenti e consiglieri. Le accuse vanno dalla corruzione all'abuso di ufficio. L'indagine è condotta dalla Guardia di Finanza. Nel mirino della magistratura i settori urbanistica, lavori pubblici e ambiente. Gli iscritti nel registro degli indagati sono Candida Bitetto, Salvatore Brigante, Pietro Cafaro, Donato Caiulo, Vincenzo Chiechi, Stefano Ciurnelli, Gianluca Cuomo, Giuseppe De Maria, Costantino Del Citerna, Renato Del Prete, Carmelo Dell'Atti, Michele Di Donna, Antonio Elefante, Carlo Faccini, Gianluigi Fantetti, Paola Giacovazzo, Antonio Iaia, Francesco Carrer, Marco Locorotondo, Antonio Manfreda, Andrea Mangia, Marina Mautarelli, Salvatore Mazzone, Antonio Monetti, Vito Palazzo, Ugo Poli, Carlo Ruffo, Alessandro Spilotros, Domenico Taranto, Giuseppe Tasso, Giovanni Tedesco, Annarita Varallo e Ugo Zongoli. Ancora una notizia di cronaca: due rapinatori con il volto occultato da passamontagna sono entrati in azione in una tabaccheria in via Appia a Brindisi. Armati di coltello hanno immobilizzato i presenti e poi hanno fatto perdere le proprie tracce dopo aver asportato il registratore di cassa con all'interno, si quantifica, circa 500 euro. I due poi sono fuggiti a bordo di uno scooter. Sul posto si sono recate le pattuglie della sezione volanti della questura
questura di Brindisi. Fondamentale, come in tutti i casi, anche in questo, saranno fondamentali le immagini registrate da alcune telecamere installate in zona. I due poi sarebbero fuggiti in rotazione della rotatoria del cosiddetto incrocio della morte. Cambiamo argomento. Nei giorni scorsi è stato firmato il contratto di concessione tra Regione Puglia e Comune di Brindisi per l'ex collegio Tomaseo. Il sindaco Riccardo Rossi ci ha spiegato come sarà valorizzato l'intero complesso. Firmato nei giorni scorsi il contratto di concessione tra Regione Puglia e Comune di Brindisi a titolo gratuito per 99 anni per l'ex collegio Tommaseo. L'ente regionale, proprietario dell'intero complesso, ha ceduto il diritto di superficie all'ente locale con lo scopo di garantire la tutela e la valorizzazione dell'immobile. Nell'atto è precisato che viene concesso per finalità culturali e turistico-congressuali. La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà eseguita dal Comune. Abbiamo firmato il passaggio del Collegio Tomaseo alla Comune di Brindisi per un comodato d'uso di 99 anni. La ristrutturazione sarà uno dei progetti che presenteremo nel contratto istituzionale di sviluppo. Chiederemo, immagino, circa 15 milioni di euro per una ristrutturazione e poi una funzionalità che vedremo su tutte le possibili attività che si possono inserire. Su questo lavoreremo anche per la riqualificazione del Marconi, l'ex convento delle Benedettine, per quanto concerne anche il Castello Alfonsino, insomma molti attrattori in città che vanno rimessi in piedi e in grado di restituire servizi. Ecco, se posso aggiungere un'ultima cosa, stiamo per immettere, diciamo, un bando Riusa Brindisi su cui abbiamo puntato, col quale diremo ai cittadini di occuparsi dei beni attivando dei processi di riappropriazione. Su questo ci sarà il Parco Buscicchio, ci saranno alcuni tantissimi locali beni nella città di Brindisi che verranno offerti attraverso un bando per acquisire progettazione che abbia interesse anche sociale qui a Brindisi. I gruppi consigliari di centrodestra del comune di Brindisi hanno manifestato nei giorni scorsi le proprie preoccupazioni sul futuro della città. Secondo i consiglieri sarebbero tante le problematiche affrontate in modo non adeguato dall'amministrazione Rossi. I gruppi consigliari di centrodestra del comune di Brindisi hanno manifestato nei giorni scorsi le proprie preoccupazioni sul futuro della città. Secondo i consiglieri sarebbero tante le problematiche affrontate in modo non adeguato dall'amministrazione Rossi. Questa, oltre a essere un'amministrazione marchiata Rossi, molto smemorata, perché non si ricorda le cose che si dicevano quando si faceva l'opposizione, adesso sono totalmente il contrario di quello che si diceva in precedenza, è un'amministrazione che è cieca perché non vede una città che ha bisogno di tantissime cose e soprattutto di pulizia, perché vi invito a farvi un giro per le strade per capire che efficienza c'è nella macchina comunale nel controllare anche la pulizia delle strade, non solo, le strade sono tutte rotte, i marciapiedi sono rotti, non si riesce a capire quando inizieranno i lavori e quale sarà l'elenco dei lavori per poter iniziare, ma è soprattutto sorda dai tanti campanelli d'allarme che sino ad oggi li sono stati suonati da parte della opposizione, che ha cercato di fare un'opposizione, badate bene, costruttiva sino adesso, ma io credo che di costruzione, di costruttivo non ci deve essere più nulla, perché tutto ciò che viene suggerito viene vanificato poi nelle opere di questa amministrazione ed è giusto che ognuno si assuma le proprie responsabilità. E bisogna fare l'operazione verità, la stessa operazione verità che non è stata fatta su alcuni argomenti tipo la vicenda dei rifiuti, senza dire chiaramente che anche l'anno prossimo, non l'abbiamo detto in conferenza stampa ma l'abbiamo detto in altre occasioni, lo sappiano i nostri concittadini, la Tari aumenterà in maniera esponenziale, così come è aumentata quest'anno nonostante le dichiarazioni trionfalistiche di Rossi e della sua maggioranza, che come al solito ha millantato riduzioni che non ci sono, e questo grazie alla sciatteria, alla incompetenza di questa amministrazione che non è riuscita a fare dei bandi corretti dove potessero partecipare altre aziende, consentendo l'istituto della proroga che Rossi ha sempre contrastato e che di fatto invece è diventata una regola e non la deroga al sistema normale, e come siccome bisogna denunciare tutta un'altra serie di fatti, compreso anche quello che riguarda Acque Chiare. L'avevo detto in conferenza stampa, il sindaco che non si nasconda dietro le sentenze della Corte di Cassazione, deve dire ora
qual è l'indirizzo politico che vuole dare su Acque Chiare. Non c'è bisogno che attenda le motivazioni della Corte di Cassazione, che nulla potranno aggiungere nel merito, perché l'obbligo di pianificazione del territorio è un obbligo che tocca all'amministrazione comunale in sede di PUG e in fase di predisposizione, quindi ed è giusto che dica chiaramente cosa intende fare sulla vicenda di Acque Chiare. Questa mattina sit-in di protesta organizzato da Forza Italia nella stazione centrale di Brindisi. Obiettivo della manifestazione: evitare la chiusura dell'ufficio movimentazione e il controllo a distanza da Bari. Forza Italia ha organizzato un sit-in di protesta nella stazione centrale di Brindisi. Obiettivo della manifestazione: evitare la chiusura dell'ufficio movimentazione e, almeno per il momento, l'automatizzazione e il controllo a distanza da Bari. Non si tratta di una battaglia contro la modernizzazione degli impianti, spiega Gianluca Quarta, ma di un invito a non sottovalutare i rischi che questa scelta comporta. Vi devo dire che la preoccupazione, a prescindere da questo, è tanta. Qui ci sono anche dei sindacalisti di Ferrovie dello Stato che ci hanno dato la loro disponibilità e stanno partecipando insieme a noi, e hanno anche loro, ci hanno fatto presente le perplessità che ci hanno su questo, su quanto sta accadendo. A Brindisi, come vi ho già ribadito in precedenza, transitano ogni giorno merci pericolose. Con la chiusura dell'ufficio movimento praticamente non sarà più monitorato il territorio. L'ufficio movimento insieme ai capistazione hanno una funzione fondamentale e di presidio. Da oggi in poi saremo in balia di una telecamera da Bari. Che cosa vuol dire? Che da Brindisi passano quotidianamente decine e centinaia di convogli con propilene e gas. Non ci sarà più nessuno a controllare se ci dovessero essere perdite di gas o altro. E tra l'altro stazionano per oltre un'ora e mezza qui nella stazione di Brindisi. Non ci sarà più nessuno. Allora noi chiediamo, siccome verrà terminato il baffo ferroviario nel 2024, che permetterà più di non transitare le merci pericolose attraverso Brindisi, noi chiediamo che questo percorso di automatizzazione, al quale noi siamo assolutamente favorevoli, si concluda nel 2024. Adesso e fino a quella data dovrà continuamente, così come accade nelle altre stazioni d'Italia, ad esserci un presidio permanente. Serve alla cittadinanza. Questa è una questione di emergenza cittadina. Si è svolto questa mattina, nell'ambito delle iniziative della bella stagione 2019 del Comune di Brindisi, il primo trofeo Bolo Day Città di Brindisi, gara di pesca con tecnica a bolognese con galleggiante. Si è svolta questa mattina, nella splendida cornice del monumento al Marinaio d'Italia, il primo trofeo Bolo Day Città di Brindisi, gara di pesca con tecnica bolognese con galleggiante. Oggi abbiamo organizzato il primo trofeo Bolo Day sulla banchina del monumento al Marinaio, evento che rientra nel palinsesto dell'estate brindisina del 2019 del Comune di Brindisi. L'evento che si svolge, una gara di pesca che si svolge con tecnica bolognese con galleggiante. E le catture che vengono effettuate vengono tutte liberate a fine gara, e le catture al di sotto di 15 cm vengono immediatamente rimesse in acqua. Manifestazione che mira principalmente a far conoscere Brindisi al di fuori, infatti parecchi concorrenti provengono da tutta Italia, abbiamo concorrenti di Milano, Roma e Foligno. Un particolare rispetto va dato anche alla problematica ambientale, infatti i concorrenti prima e dopo la gara hanno pulito le postazioni e le hanno lasciate pulite le stesse. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, nella seconda parte avremo un'ampia pagina sportiva, restate con noi. Seconda parte di 100 notizie Brindisi. Si è svolta presso il Relè La Sommità la consegna dei premi per giovani pianisti emergenti alla presenza dell'attore Riccardo Scamarcio nell'ambito della manifestazione Piano Stuni 2019, che si concluderà questa sera con il concerto di Rafael Gualazzi. Sentiamo Filippo Melillo. Allora Sindaco, una manifestazione importante, diciamo, avvalorata dalla presenza di Scamarcio e del pianista Gualazzi. Sì, siamo all'interno delle manifestazioni dell'estate ostunese e questa dei Piano Stuni è la quarta edizione, abbiamo sempre ospitato grandi artisti e questa volta Rafael Gualazzi torna, perché è già stato negli altri anni, e è stata abbinata alla presenza di Gualazzi e alla rassegna Piano Stuni anche la presenza di Riccardo Scamarcio, che è diventato anche il protagonista della premiazione di questi due bravissimi
giovani che si sono distinti nell'arte della musica suonando il pianoforte. Sono molto contento che vengano premiate le eccellenze giovani. Siamo in un luogo di eccellenza dal punto di vista dell'alberghiero e siamo in un posto, se me lo consente, con orgoglio anche di eccellenza nel territorio pugliese come le Ostuni. Allora, abbiamo i premiati, il nome? Maria Angelica Giannetta. Allora, sei stata premiata in quanto giovane talento per la musica classica con il pianoforte. Assolutamente, ho proposto delle composizioni di Ravel che adoro particolarmente perché appunto rappresentano una possibilità per esprimere me stessa, quindi ringrazio assolutamente la giuria che ha creduto nella mia musica e mi sta dando questa grande opportunità appunto di suonare con l'orchestra. Abbiamo invece? Samuele Valenzano. Classe 2004. Emozione. Sì, è una grandissima emozione perché essere premiato in una competizione diciamo, così prestigiosa e importante in una delle città più importanti della Puglia è sicuramente un grande onore anche perché ho diciamo, 14 anni, quindi sono ancora giovane, per me è un grande risultato. E cosa hai portato come brano? Come brano ho fatto diciamo, tutto un percorso partendo da Bach fino ad arrivare a Kapustin che è un compositore contemporaneo ancora vivente. In bocca al lupo. Crepi. E il nostro Filippo Melillo, nell'ambito di questa iniziativa, ha intervistato l'attore Riccardo Scamarcio, intervenuto per la premiazione. Nell'incantevole scenario del Relè La Sommità, l'attore Riccardo Scamarcio ha consegnato il premio Piano Ostuni 2019 ai giovani pianisti Samuele Valenzano e Maria Grazia Angelica Giannetta, vincitori del concorso aperto ai ragazzi tra i 14 e i 25 anni. Il premio rappresenta un pianoforte di cartapesta realizzato per l'occasione dal maestro Deni Bianco. Rinviata domenica 14 luglio causa maltempo il concerto conclusivo della manifestazione in piano solo di Rafael Gualazzi, artista italiano fra i più popolari e apprezzati anche all'estero. Riccardo Scamarcio, premiare due giovani talenti è sempre di buon auspicio. Beh sì, diciamo che sono due pianisti selezionati che hanno fatto il conservatorio e pugliesi ovviamente e quindi sì, sono contento di premiare artisti della mia terra e comunque in generale degli artisti, poi i pianisti per cui sono una grande passione per la musica, per cui mi sembra una bella occasione questa. Che cosa consiglia a questi ragazzi per il futuro in questa terra e in questa nazione? Di continuare a seguire il proprio istinto. Poi loro in questo caso sono dei musicisti per cui si parla di frequenze e questo è quello che conta, è la cosa che conta di più nell'arte, no? L'arte in fondo una cosa che ci piace al di là del giudizio, della critica, un'opera d'arte è qualcosa che ci colpisce, con la quale risuoniamo, no? Perché per X motivi, anche a volte misteriosi, in realtà ci provoca delle emozioni, per cui loro in questo caso sono proprio i maestri della musica, suonano delle note. Appunto il tuo rapporto con la musica? No, bello, bellissimo, sono un po' la batteria, la chitarra così, ma la musica è ovunque. Tutto è musica. No? L'intervista integrale potrete vederla sulla nostra pagina Facebook Studio 100 Brindisi. Parliamo ora di sport, iniziamo dal basket. L'Epicasa Brindisi comunica di aver raggiunto l'accordo con Antonio Iannuzzi alla grande centro di 208 cm per 109 kg di ritorno a Brindisi dopo l'esperienza vissuta nella stagione 2017-2018. Arrivato a stagione in corso nel febbraio 2018, Iannuzzi si mise subito a disposizione di coach Frank Vitucci, anche lui subentrato in panchina pochi mesi prima. 11 le partite disputate in campionato per il lungo italiano. Nella scorsa stagione Iannuzzi ha vestito la canotta della Open Job Metis Varese, squadra che si è aggiunta alle precedenti esperienze di Lega con Capo d'Orlando del 2016-2017 e Torino nel 2017-2018. E proprio nella massima serie ha conquistato proprio in Sicilia, che l'Azzurro vive una stagione da grande protagonista, la sua prima esperienza nella massima serie, ha conquistato lo storico accesso ai playoff scudetto con l'Orlandina, registrando cifre importanti da 8,5 punti e 4,2 rimbalzi di media in 21 minuti di utilizzo. Con l'innesto di Iannuzzi sale a 4 il numero di italiani contrattualizzati per la prossima stagione sportiva, dopo la conferma di Alessandro Zanelli e ne è arrivati Iris Icangi e Rafael Gaspardo.
Bentornato ad Antonio, siamo felici per l'entusiasmo con il quale ha accettato la nuova sfida e ci auguriamo di poter raccogliere nuove soddisfazioni insieme. Questo è il commento del direttore sportivo Simone Gioffrè, mentre Iannuzzi ha dichiarato: sono molto contento e grato per questa chiamata da parte di Brindisi, consapevole che dovrò dimostrare tanto, ma ciò non mi spaventa, non vedo l'ora di iniziare. Voglio ringraziare la famiglia Marino e Frank Vitucci per questa fiducia, spero di poter ripagare in campo, ho voglia di giocare e divertirmi, sono pronto. E adesso parliamo di calcio, iniziamo dal Brindisi che è a caccia di altri colpi. I biancazzurri stanno cercando un grande nome per l'attacco, ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio realizzato da Fabrizio Caglianiello. Il Brindisi vuole un colpo in attacco, anzi più di uno. Secondo quanto appreso in esclusiva da Studio 100 TV, la società biancoazzurra starebbe trattando lo sloveno Damir Bartulovic, classe 1996, di proprietà del Chievo Verona, che i clivensi però quest'anno pare siano intenzionati a fare esordire in Serie B. Bartulovic, dopo una serie di esperienze all'estero, ha giocato per la prima volta in Italia nella scorsa stagione in prestito all'Albissola in Serie C. Il Brindisi lo segue con interesse e ha già ufficializzato la sua offerta al procuratore Gianfranco Cicchetti. Intanto prosegue il mercato da parte del direttore sportivo Nicola Dionisio. Sembra sfumata definitivamente la pista che portava a Pasquale Iadaresta, il super bomber del Bari. Infatti pare non voglia più giocare in C e sembra intenzionato a cercare qualche proposta tra i professionisti. Prosegue anche la trattativa per il ritorno in biancoazzurro di Cristiano Ancora. L'attaccante dell'Agnonese ha già accettato la proposta avanzata dal direttore sportivo Nicola Dionisio. Adesso toccherà al club biancoazzurro dare una risposta ufficiale. Novità anche per quanto riguarda il ritiro. Il Brindisi infatti ha deciso di fornire ai propri giocatori 2 giorni in più di allenamento. Per questo la partenza alla volta di Avellino è stata fissata per il 27 luglio. E ora la Virtus Francavilla, che fa un po' d'ordine in quello che è stato il mercato fino adesso con delle ufficializzazioni. Iniziamo dalla prima nota che dice: la Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Deni Gigliotti, classe 1991. Il calciatore, dopo la positiva parentesi dello scorso anno, si lega nuovamente ai colori biancazzurri. Quindi, come sapete, si tratta di una riconferma. Mentre rende noto di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Alex Sirri al Ravenna Football Club. La società ringrazia Alex per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata con i colori biancazzurri, augurando un grande in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera, così come rende noto di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Michael Foloruscio all'SSC Napoli. La società ringrazia anche in questo caso il calciatore per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata nei 2 anni con i colori biancazzurri addosso, e con un grande in bocca al lupo anche al centrocampista. Infine rende noto di aver ceduto anche a titolo definitivo il calciatore Stefano Casona all'Unione Sportiva Pianese, e anche in questo caso ovviamente la Virtus Francavilla ringrazia il calciatore per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata con la maglia biancazzurra indosso. Siamo in chiusura per questa edizione di 100 Notizie Brindisi. La parte tecnica è stata curata da Dario Spagnolo. Un cordiale saluto e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.